Abbiamo con noi oggi, scusate per la voce, Guido Zerbin, uno dei fonici di RTL 102.5, oltre che regista, anche televisivo se non sbaglio. Ci puoi raccontare un po' di te, prima insomma che io dica fesserie? Ora sei RTL 102.5 da circa 6 anni. Come sei arrivato? Come ci sei arrivato e qual è stato il tuo cammino in radio? La storia è stata un po' strana, tra virgolette. Io vengo dal live e dal fine anni 80, inizio anni 90 ho iniziato a lavorare nell'ambiente spettacoli come tecnico live. E dunque un bell'anno nel 2004, insieme al service con cui lavoravo abitualmente, ci contatta un altro service che dice: guarda, io sto facendo un tour con Vodafone e RTL e mi hanno contestato l'impianto per il palco grande. Io so che voi avete un impianto bello nuovo che io ho già sentito, e abbiamo montato l'impianto. L'impianto è piaciuto sia al service che soprattutto al cliente, che era RTL. E praticamente io sono rimasto per tutta la tournée. E insomma, fatto sta che durante questo tour a un certo punto Angelo Baiguini, che è di RTL, mi dice: scusa, ma tu sei di Cervia? Io ho detto: sono di Ravenna, però sono tipo a 20 minuti di strada. No, perché noi avremo bisogno di un tecnico generico che si occupi un po' di tutto lì a Cervia per 8-9 mesi. E io da freelance ho detto: dove devo firmare? E io lì ho iniziato a imparare, seppur l'ambiente della radio mi ha sempre affascinato, a imparare veramente che cosa fosse. Praticamente ho lavorato con alcuni speaker, ho lavorato con Antonio Gerardi, che ai tempi era ancora RTL, ho conosciuto Jennifer Pressman, ho conosciuto Sara Ventura, Alan Palmieri, che adesso è a Radio Norba. Sì, come direttore. Credo come direttore. E poi vabbè, ho conosciuto lo station manager dei tempi, che era Roberto Zaino. E insomma, sono entrato lì nel giro e ho iniziato a lavorare con loro. Finito questa cosa di campioni, il secondo anno è andata malissimo, mi propongono, di sempre come tecnico esterno, di occuparmi delle Olimpiadi invernali a Torino, quelle del 2006. E quindi cosa succede? Succede che scatta l'assunzione e mi prendono per gestire un po' la bassa frequenza, soprattutto per la parte video. E tuttora sei tecnico per quanto riguarda la TV? Io sono tecnico audio-video, in particolare mi occupo del video, esatto. Però non sono più in bassa frequenza, sono in regia. Ascolta Guido, io volevo sapere da te più o meno il rapporto che c'è, che si instaura tra i registi e i conduttori. E tu ne hai avuto di esperienza. Quale deve essere però l'atteggiamento e lo status mentale di un fonico nei confronti dei conduttori, che spesso sono prime donne, che spesso hanno insomma velleità artistiche? Qual è questo atteggiamento? Beh, anche come consiglio a chi si avvia a fare questo mestiere? Non è tanto diverso da quello che io avevo come rapporto con la star nel live. Quindi bisogna avere, secondo me, nello stesso tempo rispetto del lavoro reciproco, che molto spesso non c'è, soprattutto nell'altro senso, però anche un po' di fermezza. Bisogna essere non accondiscendenti a tutto, bisogna comunque assecondare la volontà dello speaker, perché comunque è lui che conduce ed è lui che ha delle esigenze, come un artista su un palco, stessa cosa. Però bisogna anche mettergli dei paletti. In radio e in TV, soprattutto per quello che riguarda modi e tempi. Ascolta, RTL è stata una delle prime ad aprire la cosiddetta radiovisione. Cosa ne pensi però tu? Cosa ne pensa Guido della radio che diventa sempre più televisione? Beh, se mantiene e riesce a mantenere l'identità radiofonica, anche guardandola, secondo me può essere una cosa interessante. Molti dicono però che per quanto riguarda la TV di RTL ci sia un po' troppa monotonia nel video, cioè a parte i video musicali, il fatto che si guardi sempre lo speaker seduto che parla e basta. E questa è una critica che in un certo qual modo sono in tanti a fare. Però va sempre di più nei locali, nelle palestre, nei negozi, cioè RTL, la televisione. Infatti io quelle volte che sono in giro la vedo spesso nei negozi, nelle palestre, in luoghi pubblici.
pub locali. Il vantaggio, secondo me, di questa cosa qui è che il gestore del locale pubblico ha la comodità che su un solo canale, anche se non guardi, comunque ascolti la radio. Quindi ha un doppio vantaggio. Non ha problemi, sintonizza su RTL, che la guardi o che non la guardi, va bene lo stesso. Ascolta, ultimamente RTL è stata scossa da un paio di episodi. Uno è il fattaccio Facchinetti, lo definirei così. Gira voce che è stata colpa di un SMS sbagliato. Sembra di sì, è la stessa voce che è arrivata a me. Sembrerebbe di sì. Poi dopo, vabbè, vista a guardare capello, bisognerebbe proprio chiedere a Francesco: ma ascolta, ma che cosa è successo? Ma sicuramente Vabbè, lo intervisteremo visto che ci segue ed è iscritto anche sul c'è da nostro dire sito. una cosa: noi, il nostro editore è molto impulsivo, nel bene e nel male. Quindi magari può avere anche reagito male, tra virgolette, a una battuta. Però conoscendo Francesco, io ci ho lavorato un po', è un bel casinista anche lui, insomma. Sì. Quindi E il non secondo escludo che effettivamente questo SMS sbagliato, sia cioè ha partito. sbagliato destinatario. Esatto, ma sbagliato destinatario. Esatto. Ok. E l'altro fattaccio, tra le cose che sono successe negli ultimi anni, qua si parla già di 2 anni fa, se non sbaglio, Federico Lolandese Volante che è passato a R101. Però perché parlo di queste 2 cose? Perché gira voce sempre che sia cambiato qualcosa all'interno della radio, proprio a livello di organizzazione, a livello di energia, c'è stato un po' uno scossone, un periodo di turbolenze. Ce lo confermi? Ma sì, c'è stato un cambiamento repentino, come tutti, d'altronde anche negli ultimi giorni, ogni 10 minuti arriva l'editore e chiede una cosa diversa. La chiede sempre pronta per ieri, quindi come penso tutti, per carità, perché poi comunque a sentire anche altri colleghi che lavorano in altre strutture, più o meno la zuppa è la stessa. E quindi insomma, ti ho detto, l'impulsività e l'editore da noi è abbastanza sentita, anche perché è uno che vuole sempre avere il controllo su tutto, cioè lui va in programmazione e ascolta anche lui i dischi, Diciamo che è un po' lui lo va station negli altri manager. uffici sì, il vero station manager alla fine poi è lui, perché è lui che decide che alla fine cosa mandare in onda e cosa no, semplicemente. Nel bene e nel male, perché per carità, cioè, poi d'altronde è anche il titolare, quindi come diciamo noi Assolutamente. spesso, il giocattolo è il suo, fa poi quello che vuole, no? Certo. Quindi Quindi insomma c'è stato un periodo di turbolenza, sì. addirittura. Poi ecco la dipartita di Federico, che a me è dispiaciuta un po', perché comunque l'ho conosciuto, ho avuto modo di lavorarci molto Sì, non è insieme. morto però, diciamolo che non è Lo morto so, perché sta su 2x3, 101. tra virgolette. No, infatti ogni tanto lo ascolto anche molto volentieri su 101 e devo dire che è rimasto lo stesso. Mi diverto come un matto, ecco. Beh, sì, Diciamo che l'uscita da RTL forse è da addebitare proprio all'impulsività di tutti e due, in quel caso, perché è successo tutto in mezz'ora. un po' come l'SMS di Eh sì, più o meno. Facchinetti. L'ultima domanda, poi ti saluto. Cosa ne pensi di radiospeaker.it, visto che sei anche iscritto? Sì, mi sono Sì, mi sono iscritto iscritto per un per un po' po' perché mi è perché. sempre piaciuto l'ambiente e poi lo trovo utile perché spesso traggo cose che non conosco o che non sapevo. E io sono un curioso di natura, sono sempre desideroso, cioè io la penso che non si finisce mai di imparare, soprattutto già nella vita, però soprattutto per quello che riguarda la radio e la televisione. E quindi secondo me è un portale abbastanza importante da considerare per questo aspetto, perché io molto spesso mi leggo sì, o le notizie, oppure leggo quello che dicono gli altri e intanto assorbo informazioni che poi faccio mie.